Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Una player review in tempi brevissimi. Gli è riuscito? Anzi, sono usciti. Oggi vi porto Gervinho. Perché ho scelto lui? Perché l'anno scorso l'ho preso nella SBC e mi è piaciuto. Quest'anno sarà la stessa cosa. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, se non vi piace dislike. Iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. E condividete questo video per far conoscere a tutti quanti questo canale. Condividete con amici, parenti, eccetera eccetera eccetera. Ora io sto vedendo un attimo la versione dello scorso anno di Gervinho, perché se non sbaglio è proprio uscito a FIFA 19, però qui non mi risulta, ragazzi. Allora, veniamo a Gervinho. Beh, è una bella carta. Se devo fare un paragone con magari un Sanchez flashback, io vi dico che preferisco questa qui, questa carta. Nonostante abbia 3 stelle skill e 3 stelle piede debole, ma secondo me, ragazzi, ha quel qualcosa in più di Sanchez e mi è piaciuto di più rispetto a Sanchez. Magari non potrò usarlo per determinati obiettivi che richiedono magari le 4 stelle piede debole, 4 stelle skill eccetera eccetera, ma va bene perché a me come carta piace. Proprio ora sto vedendo la versione dello scorso anno di Gervinho, che era un Foot Birthday ed era un weekly objective, cioè un obiettivo settimanale, non un SBC, e ha delle stats sembrano superiori rispetto a Gervinho di quest'anno. Va bene, tralasciamo. Allora, io l'ho fatto perché l'anno scorso mi è piaciuto, quest'anno sì, mi piace, non è un top sulla fascia, però semina il panico, veramente semina il panico, perché è veloce, dribbla e il tiro non gli manca. La cosa del tiro che non mi è piaciuta è il long shot. Purtroppo dalla distanza, mannaia la pupaia, qualche problemino. E va bene, se lo mettiamo come esterno si sente di più, se lo mettiamo come ala un po' meno, perché magari come ala correte sulla fascia, dribblate l'uomo come ho fatto io e tirate in aria, che è veramente una bellezza, perché comunque finalizza benissimo e mi è piaciuta tanto la sua finalizzazione. Si posiziona bene in campo come attaccante, come ala, perché ha il work rate giusto. Basso in difesa e medio, anzi scusatemi, che è medio, alto in attacco. Però veramente mi dispiacciono le 3 stelle piede debole. Mi dispiacciono perché comunque usa prevalentemente il destro. Il suo passaggio, devo dire, non è bruttissimo. Per essere un'ala va bene. Secondo me, se lo mettiamo come COC, secondo Footbin arriva a 89. Senza stile intesa, ma è un dilemma questa cosa, ecco. Poi il dribbling, dicevo, eccezionale. Abbiamo 99 di agilità. È un giocatore agilissimo. L'equilibrio elevatissimo. Non ha forza, purtroppo veramente non ha forza. Però non ha nemmeno le 4 stelle skill. Ha 3 stelle skill. Questa pack per me si sente. Cioè, un dribblatore del genere con solo 3 stelle skill, sinceramente non si può vedere, ecco. Reattività giusta, anzi veramente veramente elevata, controlla veramente bene la palla, sa dribblare l'uomo senza le skill, che è un piacere, ragazzi, è veramente un piacere sulla fascia o da esterno o da ala riuscirà a dribblare l'uomo. Io l'ho provato appunto come ala sinistra ed esterno sinistro. Beh, se posso essere sincero, io preferisco un modulo con gli esterni. E quindi mi ci sono trovato meglio con Gervinho come esterno. Anche se comunque non ha il fisico giusto per essere un esterno, però se la cavava meglio, secondo me, perché aveva magari più spazio per cavalcare la fascia e quindi per bucare meglio la difesa avversaria. E poi comunque ha resistenza. È un giocatore con 90 di stamina e ci sta alla grande, ragazzi, ci sta veramente bene. Il colpo di testa non mi è piaciuto particolarmente. In carta un 72 in salto, un 70 precisione di testa. La freddezza è un 80. Beh, ci sta che non sia elevatissima, ma non è nemmeno scarsissima. Come alternativa io vi dico Sanchez flashback, Young flashback, oppure Douglas Costa Foot Birthday. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, purtroppo è basso perché è della Costa d'Avorio.
ed è del Parma. Però la Serie A lo salva e poi se lo mettiamo come ala gli serve soltanto una linea verde. Poi con tutte le icon che sono uscite negli swap non è difficile da ibridare, però come ibridabilità soggettiva, personale, diciamo, io gli do un 2,5, massimo 3, ragazzi. Come stand'intesa l'ho provato col base perché come l'ho sbloccato tramite SBC l'ho subito messo in rosa e provato senza stand'intesa. Però io vi consiglierei sinceramente un predatore. E Footbin concorda anche con me, 94, c'è un cannoniere che le aumenta anche magari il tiro, il dribbling e il fisico, ma non va particolarmente bene. C'è un artista che aumenta dribbling e passaggio, ma non va particolarmente bene anche qui. C'è un regista. Sinceramente, ragazzi, metteteli un predatore e andate sul sicuro. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 8.5. È l'esterno sinistro che stavo cercando per la mia Serie A, perché Sanchez veramente mi stava un attimo sulle scatole, diciamo così. Il suo range è di 50-60, vabbè, dipende un po' da quante carte avete nel club. Io l'ho pagato un 50-60 mila crediti. È una fascia di prezzo, secondo me, giusta. Sarebbe l'ideale, appunto, massimo 70 mila crediti. Se lo pagate di meno, veramente tanto di guadagnato. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Hashtag NMF, con Giovispo. Saluta e vi ringrazia. Ciao belli!